Promozione delle bellezze, sentieri e percorsi per rilanciare turisticamente il territorio è un progetto per unire i comuni nella fruizione degli ecoincentivi. La comunità montana Bussento-Lambre-Mingardo sta lavorando ad un piano con 3 grandi azioni per la ripresa. I dettagli verranno resi noti al pubblico attraverso una conferenza stampa che verrà organizzata con ogni probabilità alla fine della prossima settimana. Tra quello che trapela in queste ore c'è sicuramente la volontà di sfruttare al massimo il ritorno promozionale delle fermate di Italo e Frecciarossa nel Cilento attraverso iniziative pubblicitarie e soprattutto di agganciarsi ad un importante tour operator di trekking con sede a Salerno per dare forza alla rete dei sentieri della comunità montana, una novità frutto di un lavoro di mappatura che verrà messo a disposizione degli amanti del settore con un link aggiornato quotidianamente. Si tratta di percorsi concettuali che seguiranno un tema preciso, coerente e culturale. Naturalmente il sentiero delle opere d'arte, ad esempio, oppure il sentiero dei frutti di stagione, ciascuno abbinato ovviamente alla ricettività e alla enogastronomia. Insomma, un'offerta chiara e in linea con il periodo, perché i turisti, oggi sempre più consapevoli, possano essere attirati sul territorio e trovare contenuti interessanti, garantendo un ritorno economico alle varie attività. Questa l'idea a cui dovranno contribuire i vari comuni afferenti all'ente montano, fornendo adesso le informazioni relative al proprio territorio in modo da poterle girare poi in maniera unitaria al tour operator. A questo progetto ambizioso, sviluppato in un'ottica comprensoriale, si aggiunge la volontà della comunità montana guidata dal presidente Vincenzo Speranza di farsi unione e coordinamento tra i vari enti comunali, accrescendo così la forza dei singoli anche rispetto alle opportunità che stanno arrivando sul fronte degli ecoincentivi. Recupero delle facciate e adeguamento termico degli edifici potrà dunque avvenire più facilmente attraverso la guida dei comuni, diretti dall'ente montano e dall'ufficio comprensoriale che verrà messo a disposizione per garantire che non si perdano le opportunità recentemente messe a disposizione dai privati.